Nella puntata di oggi, un animale da compagnia davvero particolare. Le adozioni del cuore. Impariamo a gestire il pelo dei nostri amici. La storia dei tre cani salvati. Vivi bene con il tuo cane. Ben trovati al TG degli animali. Purtroppo succede ancora che alcune persone trattano senza dignità gli animali. Ci racconta tutto l'avvocato dell'OIPA, una storia andata a buon fine. Ciao Simone, ecco, come promesso, un altro racconto di OIPA Italia. Andiamo a Verona. Le nostre guardie ecozoofili anni fa avevano sequestrato tre Amstaff che erano stati purtroppo abbandonati all'interno di un canile abusivo. E i poveri cani erano stati lasciati in condizioni veramente pietose. Pensate che il cucciolo poverino era stato colpito da una fortissima dermatite, tanto da perdere tutto il pelo. Per fortuna però le nostre guardie ecozoofile hanno provveduto appunto a sequestrare gli animali, si è aperto un procedimento penale che per fortuna da poco tempo si è concluso con una condanna definitiva, e la cosa molto importante è che i tre cani sono stati confiscati, quindi finalmente potranno essere affidati definitivamente a delle famiglie e a delle persone capaci di poterli tenere in totale sicurezza e garantendo il loro pieno benessere. La condanna che abbiamo ottenuto è assolutamente stata positiva e insomma ringraziamo comunque le nostre guardie ecozoofile che tutti i giorni volontariamente e professionalmente intervengono per la tutela dei nostri animali. Le galline ovaiole costituiscono quasi la totalità del pollame presente nei nostri pollai. In realtà però possono essere degli animali da compagnia davvero straordinari. Ce ne parla la nostra dottoressa Zambelli. Ciao Simone, oggi ti presento Sisina. È una gallina, ed è una gallina pet. In genere le galline sono viste come animali da reddito, sia per le uova che per la carne. Lei invece è un animale domestico che sta sia dentro casa che fuori casa. E viene trattata più o meno come un gatto, cioè gira libera per la casa. È importante anche per le galline avere un veterinario che si occupa di animali esotici e che provveda al loro benessere e alla loro cura, soprattutto per quanto riguarda i parassiti esterni, perché possono essere soggetti alla cariasi, e ai parassiti interni, perché possono essere soggetti a avere vermi di qualunque tipo, coccidi, strongili, ascaridi o quant'altro. E quindi soprattutto per gli animali che vivono anche dentro casa è importante il controllo delle parassitosi. E in più è importante un controllo generale di questi animali che riguardi il piumaggio, che dovrebbero avere sempre in forma, lo stato di nutrizione, lo stato di attenzione, il colore dei bargigli e tutto l'esame obiettivo che si fa per i comuni animali. Lei, tra le altre cose, è un animale docilissimo, abituato, come vedete, al contatto con l'uomo ed è appunto un pet, è praticamente alla stregua di un cane e un gatto. E io e Sisina vi auguriamo una buona giornata e alla prossima puntata. Ciao! Ed oggi apriamo uno spazio dedicato alle adozioni, in collaborazione con volontari, canili e associazioni diamo spazio ai cani meno fortunati. Oggi iniziamo dalla dolce Lea. Ciao Simone, lei è Lea, una bellissima cagnolona randagia del territorio di Ginosa, abbandonata circa 3 anni fa in campagna, presa dagli animalisti, sterilizzata e rilasciata sul territorio come la legge regionale pugliese prevede. Certo, Lea è libera, non è in un canile e riceve tutti i giorni attenzioni e cure delle volontarie locali, ma purtroppo è costantemente in pericolo. Di recente è stata ricoverata in clinica per 1 mese a causa di una ferita terribile alla zampa anteriore destra, c'è ancora il segno, e ha rischiato di perdere l'arto. Guardate che dolcezza questa cagna. In precedenza era stata ricoverata a causa della morsicatura di una vipera al volto e spesso e volentieri la vediamo tornare trafitta dagli aculei istrici. Sì, perché lei è una curiosona temeraria con un talento incredibile a cacciarsi nei guai.
È per questo che noi adesso vogliamo una casa per lei, una casa sicura, anche perché non ci è consentito lasciare le cucce, cartoni, niente. Le persone, i proprietari terrieri rimuovono e gettano via tutto. Non è possibile, lei non può vivere così. Prima dell'inverno la dobbiamo mandare in famiglia. Chiamate per lei, chiamate il numero in sovraimpressione. Ciao, grazie Simone, grazie. Vieni, amore. L'esperta toelettatrice Nelly Oliva oggi ci aiuta a gestire il pelo dei nostri amici. Ciao Simone, oggi sono qui con un bellissimo meticcio che vorrei presentare a tutti e soprattutto consigliare come mantenere il proprio cane a casa con una leggera spazzolatura. In questo momento così di emergenza sanitario, pochi hanno la possibilità di andare in una toelettatura e quindi noi consigliamo a tutti i proprietari di cani di mantenerlo a casa. E è importante per la salute e il mantenimento spazzolare il pelo tutti i giorni, soprattutto quando è così lungo. Noi consigliamo la spazzolatura a pelo e contropelo proprio per far sì che tutto quello che si deposita sulla cute si porta via e rimanga nella spazzola, in modo che così il cane rimane bello idratato e pulito anche più a lungo. Noi consigliamo anche a tutti i proprietari di pulire una volta a settimana le orecchie solamente con dell'ovatta e un detergente e gli occhi. E niente, speriamo che con questi consigli di essere stati utili a tutti i proprietari di cani. Io Simone ti aspetto alla prossima puntata. Ciao! Vivi bene con il tuo cane? Ascoltiamo Daniele, cosa ci insegna oggi da fare con i nostri cuccioli? Ciao Simone, ciao a tutti, sono sempre io, Daniele, il vostro amico addestratore. Oggi vi faremo vedere come avviene un tipo di ricerca olfattiva in un ambiente, che può essere semplicemente fatto anche in casa. Cosa ci serve? Ci serve un target, in bevuto di una sostanza odorosa, e la stessa provetta in bevuto della stessa sostanza odorosa. Dobbiamo stare attenti con questo tipo di attività, perché se andiamo a mettere il target su zone come spugne o stoffe, questi materiali assorbono molto l'odore, per cui sarà difficoltoso per i cani trovarla nelle ricerche successive. Ora vi farò vedere con Sofia e Ipa come avviene il tipo di ricerca. Portiamo la sostanza odorosa al tartufo del cane e lo facciamo annusare. Una volta che il cane ha sentito la sostanza, lo mandiamo a fare la ricerca. Dobbiamo passare tutta la stanza. Se in caso in cui il cane si fermasse, lo aiutiamo con una mano a dargli la ricerca. Ecco, vedete, lei ha già trovato il target odoroso. Vi consiglio, ogni qualvolta il cane trova il target odoroso, di premiarlo, così per confermarlo e averlo sempre presente anche nelle volte successive che ripetiamo questo tipo di ricerca. Vi consiglio di farlo 2 o 3 volte massimo in una settimana, perché è un percorso molto importante per il cane. 10 minuti di questa attività equivale a 1 ora di corsa, quindi non esageriamo in questo tipo di gioco. Buon divertimento a tutti e ciao Simone, alla prossima puntata! Per questa puntata è davvero tutto, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube così da restare aggiornati sui nuovi video. Buon weekend, arrivederci!